Buonasera gentili lettrici e gentili lettori di Oran.net, sempre il vostro direttore Fabrizio Noto che ogni sera, ogni giovedì sera, eccezionalmente oggi mercoledì, vi propone il video magazine che abbiamo messo in piedi grazie alla sagacia e alla voglia e all'intraprendenza di Nicola Tolomei. Buonasera Nicola. Buonasera a tutti, ciao Fabrizio. Abbiamo messo in piedi, come stavo dicendo, con poca vanagloria, ma con una grande voglia di confrontarci sui temi più importanti del nostro basket, un basket che starebbe per ripartire, vuole ripartire, deve ripartire. Stasera parleremo in questa quarta puntata di Non Solo Basket con due ospiti che definire eccellenti è dire poco. Da un lato dello schermo avete Luca Corsolini. Buonasera Luca. Buonasera Fabrizio, buonasera alle lettrici, come l'hai chiamato, ai lettori, al sagace Nicola e al mio vicino di casa Michelini che causa coronavirus, posso solo vedere su Skype. Splendido, già avete capito qual è il clima, diciamo, positivo di questa conferenza. E come potete vedere c'è The Voice, The Technical Voice del basket in sede Rai, Stefano, coach Michelini. Stefano, ciao, buonasera. Buonasera a tutti, un piacere. Piacere nostro. Da dove cominciamo, Nicola? Il tema di questa quarta puntata è, come potete vedere anche dai nostri ospiti, media e comunicazione, cioè come può la nostra pallacanestro, nel tentativo di ripartire, di rifarsi una nuova vita, di riaprirsi, come può e come deve sfruttare un qualcosa di estremamente significativo e importante come sono i media o i mezzi di comunicazione. Vai tu Nicola e così poi coinvolgiamo. Allora, innanzitutto dirò una cosa e sono convinto che tutti voi, in particolare Stefano e Luca, saranno felici di quello che sto per dire. Questa puntata, nel nostro piccolo, sia che fossimo 5, 10 o 100, 1000 persone, la dedichiamo a Franco Lauro. Cominciamo da qui perché parliamo di comunicazione, parliamo di un tema che ha visto Franco, insieme agli ospiti che tu hai qui oggi, raccontare questo sport per tantissimi anni e non solo questo sport. E io penso che se oggi si parla di comunicazione, se si parla di pallacanestro, se si parla non solo di pallacanestro, perché poi noi questo angolo ce lo siamo ritagliato per parlare un po' a 360 gradi, io penso che si debbano ringraziare e ricordare quelle persone che hanno fatto in modo che poi la cronaca sportiva diventasse. E mia intenzione, tra l'altro ve lo dico, chiedere a Petrucci, chiedere alla Pallacanestro che venga riconosciuto Franco Lauro la Hall of Fame, che in America viene riconosciuta per i cronisti, viene riconosciuta alle persone che lavorano al fianco dei campioni che poi diventano Hall of Famers. E io ritengo che Franco, e lo dico, l'ho già detto con grande sincerità, probabilmente non è stato il più grande, il più bravo, ma ce ne frega poco, sinceramente. Abbiamo amato giocatori, abbiamo amato campioni che non sono stati più bravi e più forti. Abbiamo amato soprattutto gli uomini. Franco era una persona per bene, era un appassionato, era una persona di cui ti potevi fidare e tanto bastava per poter essere suo amico, per poter condividere con lui il lavoro. Anche in momenti in cui non sempre siamo. Probabilmente abbiamo pensato alle stesse cose, perché mi ricordo degli aneddoti molto simpatici quando lui era il commentatore della nazionale italiana, nel periodo in cui Meneghino era presidente, ero direttore marketing della federazione, e con Pianigiani in panchina non sempre le cose andavano per il verso giusto, poi i risultati a volte non arrivavano, il commento doveva in ogni modo essere un commento corretto, però mi ricordo che Franco è sempre stato una persona estremamente leale e corretta, e quindi a me piace iniziare questo incontro ricordandolo, ma soprattutto chiedendo la condivisione di questi amici di sostenermi questa mia richiesta, perché penso che si meriti questo riconoscimento del basket italiano. E la puntata di oggi la impronterei su due, io lancio due stimoli e so anche qui di trovare da parte giusta, di trovare dall'altra parte del terreno fertile. La prima è che secondo me la comunicazione, per le televisioni questa è una grande opportunità, perché le televisioni oggi lamentano la mancanza di contenuti televisivi, continuiamo a vedere cose del passato, i mondiali, Vieri che fa dei numeri pazzeschi telefonando a casa dei suoi amici come Cassano o altri. Io penso che sia una grande opportunità per uno sport che non riesce probabilmente a riempire gli stadi fin da subito, perché sono convinto che anche laddove
la legge ci dirà che potremo tornare in un palasport, la gente non avrà così tanta voglia di riempire quei palasport. Quindi io penso che per la televisione è una grandissima opportunità. E qui, secondo me, Michelini dirà la sua. Poi penso che sarà una grandissima opportunità, ancora di più una grandissima opportunità per la parte digitale, perché il digitale ovviamente potrà veramente offrire delle soluzioni alternative. Io l'ho già detto, mi ripeto, sto seguendo con grande attenzione mia figlia che studia su Classroom, è un'esperienza per me assolutamente nuova. Ho sempre temuto, ho sempre vissuto il lavoro a distanza, il co-working, quasi come una penalizzazione, come la mortificazione di chi non può più andare in ufficio perché devi... E invece sto scoprendo che l'istruzione a distanza, il co-working, sono tutte soluzioni invece che possono essere dignitosamente e anche professionalmente sostenute. Quindi io lancio questi due stimoli. Un'opportunità, la televisione è vista come un'opportunità, il digitale è vista come una grandissima opportunità. E lascio la parola ai nostri ospiti. Stefano, dai, comincia tu facendoci un cameo di Franco Lauro anche. Beh, comincio io, anche se per competenza della materia Luca dovrà parlare, che mi ha ben più di me. Io sono molto contento di aver partecipato, perché ho sentito questa meravigliosa proposta che è da fare, l'Hall of Fame per Franco Lauro. Sì. Allora, io tralasciamo l'amicizia, l'affetto, l'aver lavorato con Franco, cose che tutti sanno. Dopo che lui ha lasciato il corpo, dopo la sua dipartita, ce l'avamo sentiti anche la settimana precedente, come ogni settimana, io sono stato i due giorni successivi, ovviamente addolorato, non c'è bisogno di dirlo, a leggere i social, il ricordo di Franco. È chiaro che viviamo un periodo intimista, un periodo dove la nostalgia dei tempi, siamo a casa, ripensiamo al passato, e quindi è chiaro che la dipartita di Franco è la testimonianza della... grandi ricordi che sui social, appunto, sono stati fatti di lui dalle persone che sentivano le sue telecronache piene di emozione, e quindi il ricordo dell'emozione, perché Franco metteva al centro di tutto le emozioni, che è un punto fondamentale. Poi vedevo, e non me ne vogliano, gran parte degli addetti ai lavori e delle persone del nostro mondo, dove invece raccontavano episodi, quindi autoreferenzialismo con Franco, oppure qualche puntino sulle i, sulle sue carenze tecniche o il suo magari essere tifoso di tutti, come se questo fosse nella comunicazione delle emozioni un difetto. Franco lo faceva appositamente, io lo prendevo, lo facevo arrabbiare, ridevamo, eccetera eccetera. Franco, a Bologna dicono che tifi per la Fortitudo, a Varese dicono che tifi. Franco sosteneva la pallacanestro. Esatto. Raccontare emozioni, esatto, un potere, sì, assoluto. E questo, se mi permettete, ci dà la testimonianza di quello che è abbiamo già sollevato, di quello che sarà il futuro, ma anche di quello che sono un po' i limiti di questo nostro mondo un po' troppo autoreferenziale, che si ritiene di essere un po' troppo sopra gli altri sport e di non dovere fare dei processi di diffusione. Ha detto bene Nicola, ma quando torneremo ai palasport? Ci vorrà molto tempo perché la gente torni al palasport. Quindi la fidelizzazione della gente in questo periodo, poi ci sono mille altre cose da fare, ne parleremo e ne parlerete voi che avete più argomenti di me, è il punto fondamentale, e si fidelizza attraverso l'identificazione di colui che deve essere fidelizzato in un'identità precisa. Luca, tu che anni fa sei stato straordinario autore di quello slogan che mi faceva tanto, fieri del basket, era un qualcosa che ci identificava. Ci puoi dare una tua visione sia su quello che ha detto ovviamente Nicola e quello che ha ribadito Stefano? Allora, ti ringrazio del ricordo, però come chi mi ha preceduto e come credo qualunque serio appassionato di basket, devo cominciare con un omaggio a Franco, che posso benissimo far terminare subito accodandomi al progetto di Nicola. La Hall of Fame non è la casa di quelli che dobbiamo ricordare perché sono scomparsi, è la casa di quella che è la nostra storia, che dobbiamo ricordare ogni giorno. La cosa offensiva in questi giorni non sono state le puntualizzazioni sulle I che Stefano ha fatto notare in maniera molto elegante. Poi non invitatemi un'altra volta con uno che apre i suoi interventi passandosi la mano nei capelli, perché io non posso farlo, e così sono umiliato. Cosa
triste in questi giorni è stato il fatto che gran parte della gente del basket di oggi non sapesse chi era Franco Lauro, non conoscesse i tempi di Franco Lauro e non conoscesse nulla per informarsi su chi era Franco Lauro e su cosa fossero i tempi di Franco Lauro. Oggi il problema del basket è identitario, come dice Stefano, ma è identitario rispetto al fatto che abbiamo perso delle generazioni intere che non sanno oggi qual è la storia del basket. Noi diciamo sempre, l'NBA, l'NBA. L'NBA è sbarcata questa settimana su Netflix con il racconto straordinario di Michael Jordan, che è un giocatore passato per queste logiche, perché la gente oggi sa di Kobe Bryant e di LeBron James. L'NBA non ha dimenticato Michael Jordan ed è da lì partita. Adesso, questo come introduzione vada. Venendo al tema introdotto da Nicola, io non credo che la televisione abbia un'opportunità. Lo scandalo è che il basket ha una grande opportunità e non la sta sfruttando. E poi io non sono minimamente preoccupato della Serie A. La Serie A troverà una soluzione. Io sono preoccupato del fatto che oggi c'è da 2 mesi e per tanti mesi ancora ci sarà un mare di ragazzini che non possono andare a giocare e nessuno della Serie A si sta preoccupando del fatto che loro non possono giocare. Se noi non divulghiamo la passione, se noi non combattiamo il virus in modo virale, il virus ci sconfigge. Io sono stufo dei comportamenti presuntamente eroici di quelli che dicono facciamo questo, facciamo quell'altro. Un virus si combatte in modo virale. Noi dobbiamo fare giocare la gente a pallacanestro. È evidente che se i campi sono chiusi, li dobbiamo far giocare sui social. Dobbiamo appassionare la gente al gioco, fare quello che fanno gli altri che noi non facciamo, chiamare gli allenatori perché facciano degli allenamenti sui social e prima li chiamiamo per un time out introduttivo dicendo guarda che sui social non puoi dire le parolacce, non puoi usare i termini tecnici se non li spieghi e devi essere inclusivo con tutto quello che è il tuo pubblico. Dobbiamo chiamare i giocatori a parlare sui social e a raccontarsi. Non possono esistere delle chat in cui si raccontano solo tra di loro perché sono pagati dal movimento e il movimento deve andare a chiedere loro di fare qualche cosa. Deve non imporglielo, ma deve convincerli che c'è una causa comune che è superiore alle cause individuali. Se non usciamo da questo stallo, aspettando sempre che siano altri a risolvere i nostri problemi, non andiamo da nessuna parte. Noi avremmo un bagaglio storico da far vedere. Cioè, io non posso. Io sono stato contento di rivedere Italia-Germania 4-3, ma io nel 1970 mi ricordo, come se lo ricorderà Stefano, forse Nicola no, tu Fabio non lo so, no, io pochissimo, ho dei lampi. Partite la domenica alle 15 intere su Rai 2, intere alle 19 andava in onda un tempo di una partita di calcio, sì, sì. E non era necessariamente nel secondo tempo, quindi magari era il primo tempo, poi la staffetta della polizia aveva trovato traffico, non aveva portato le pizze alla sede Rai più vicina, noi ci vedevamo il primo tempo 0-0 di Inter-Atalanta. Poi l'annunciatrice diceva, nel secondo tempo poi la partita è finita 4-3. Noi avevamo una partita intera, il calcio aveva un tempo solo. Noi avevamo uno spazio e l'abbiamo lasciato perdere perché, chiusi nella nostra autoreferenzialità, abbiamo cominciato a dire, il basket di qui, il calcio di là, cosa facciamo? Invece che continuare a impegnarci noi per il basket, abbiamo aspettato che fossero altri a impegnarsi per il basket. Io credo che questo sia un momento fortemente kennediano. La dobbiamo smettere di chiederci che cosa il mondo della comunicazione può fare per il basket e dobbiamo finalmente rispondere con coraggio, creatività, innovazione, entusiasmo e passione, quella che non tutti hanno, a parte noi quattro e le lettrici e i lettori come li chiami tu, che cosa il basket può fare per il mondo della comunicazione. Perché continuiamo a essere in tantissimi spot, siamo in onda, c'è lo spot di quella che segna un canestro da metà campo, perché non è in forma, no, ha dormito bene, quindi fa canestro. Ci sono gli spot, in tutti gli spot c'è sempre il basket come soggetto. Disney Plus per tutti questi giorni. E uno dei contenuti forti è High School Musical, dove i protagonisti sono parte di una squadra di basket. C'è l'esplosione delle piattaforme OTT, come si dice, over the top, in cui il basket è il racconto primario. C'è qualcosa di Italia in questo? No, noi ci stiamo rintanando e continuiamo a dire le televisioni dovrebbero fare questo, le televisioni dovrebbero fare quell'altro. Andiamo tutti a scopare il mare e dopo che torniamo da aver scopato il mare, non è una brutta parola, è un termine per dire che non abbiamo fatto nulla, possiamo fare qualcosa per il bene del basket.
Se non lo vogliamo fare per noi, perché siamo anche una generazione di cialtroni autoreferenziali, come dice Stefano, siamo adesso ancora più di prima impegnati a farlo per i signori Aldo Giordani, Franco Lauro, quelli che si sono impegnati con noi e per noi a portarci a un livello che oggi sinceramente non meritiamo. Luca, sei stato direi di poco eccellente, però ti chiedo gentilmente se centri meglio la telecamera, perché spesso abbiamo visto solo la bocca che si muoveva. Stefano, che cosa si può dire dopo questa? Sì. Non sono bello come Stefano. Come Luca, scusami? Non sono bello come Stefano, come no. Nicola forse, ma Nicola non vuole che glielo dica, non sono pochi. Bello come Stefano. Pochi. No, però sai, ci vuole anche un po', come ti posso dire, anche l'occhio vuole la sua immagine. Nicola, insomma, due ospiti stasera che ci hanno detto chiaramente... No, ma ci hanno detto chiaramente qual è la strada, quella che io nel mio piccolo sto inseguendo da 6-7 anni, il web, quindi prego Nicola. Scusa che prima che parli Nicola, scusami, io Luca. Pensate su quello che ha detto Luca, se alla prima partita di LBA della prossima stagione, il primo turno, non so quando verrà, prima del primo turno, dalla mezzanotte in poi ci sarà un conto alla rovescia, perché... Mi sto parlando di un immaginario che potrebbe essere. Certo. È stato indetto da quel giocatore sull'idea di Luca, dei giocatori della Serie A, che propongono ai giovani di tutta Italia un modo per uscire, ok? Un modo, un qualsiasi tipo per uscire e per raggiungere certi obiettivi, con dei numeri, con dei tempi. E prima del primo turno dell'NBA ci sarà la finale e c'era quindi l'ufficializzazione che la pallacanestro ha, fra virgolette, sconfitto il virus con l'amore per la pallacanestro e la dedizione, con la partecipazione dei giocatori di Serie A, della Lega di Serie A, verso tutti i giovani del movimento. Capite? Voi dite non è possibile, tutto è possibile. Scusa Nicola. Prego Nicola, vai. No. Io stavo usando questo eufemismo. Io e Luca siamo due persone che viaggiano costantemente, tutti i giorni, sullo stesso treno, verso la stessa direzione, ma non si incontrano mai. Condivido di Luca il pensiero, condivido di Luca il ragionamento di base, condivido di Luca anche la storicità, l'aspetto più ancestrale, forse, no? La genesi di quello che dice Luca io la conosco benissimo, però io poi alla fine devo andare a fare i conti, io manager, quindi tutti i manager che lavorano in questo lato del campo devono andare a fare i conti con quello che purtroppo o per fortuna si chiama mercato, e in questo mercato ci sono delle realtà che sono televisioni, che sono player e quant'altro, e lì e con loro ti devi andare a confrontare, Luca, quindi io sono convinto che tutto quello che tu hai detto è giusto, non giusto, è giustissimo. Mi faceva impressione l'altro giorno leggere che a New York, per sconfiggere il virus, hanno smontato nella città di New York 1700 canestri, capisci? Solo a New York, smontati per evitare assembramento di pubblico. Allora, se io interpreto quello che dice Luca, nel momento in cui poi voglio ritornare a essere protagonisti, io devo rimontare quei 1700 canestri solo in una città. Quindi io sposo completamente, ho condiviso con Luca dei percorsi formativi, culturali, di marketing, sono d'accordissimo. Però devo essere un po' più terreno, un po' più pratico, e se domani mattina mi dovessi trovare, come mi è successo 10 anni fa, di fronte al capostruttura della RAI, quando andai a parlare dei diritti televisivi della nostra nazionale di basket, che all'epoca purtroppo fummo costretti ad affidare a una televisione secondaria, perché non trovammo dall'altra parte una corrispondenza di un certo tipo. E allora io oggi quello che direi a una televisione, che fosse la RAI, che fosse Sky, qualunque essa fosse, io direi: guarda, che in questo momento, dove la gente inevitabilmente uscirà meno, userà di più il mezzo televisivo, il mezzo di comunicazione, oggi chi possiede un diritto sportivo, secondo me oggi possiede un patrimonio che vale qualcosa di più di ieri. Faccio un ragionamento puramente pratico, quindi io penso che con un po' di orgoglio e con un po' di sana presunzione, se questo prodotto noi riusciamo ad arricchirlo e a performarlo in un certo modo,
può diventare commercialmente un prodotto estremamente appetibile, perché secondo me la società civile italiana nei prossimi 2 o 3 anni passerà tanti più sabati sera in casa con la pizza a guardare la televisione e meno sabati sera, domenica sera al ristorante con gli amici, come succedeva fino a 6 mesi fa. Sono molto convinto di questo. Quindi io inviterei tutto il movimento, chi ci gestisce, a pensare a sfruttare anche spazi alternativi, giocare infrasettimanale, andare a giocare in spazi diversi, perché insomma io sono sicuro che chi ha un diritto televisivo legato allo sport oggi ha in mano un patrimonio e deve saperlo sfruttare. Sono altrettanto convinto che la produzione, soprattutto quella digitale, ci potrebbe permettere, e in questo Luca è maestro, di customizzare l'offerta, come diceva Luca, e lì vado nella sua direzione, creando anche una base solida di promozione della pallacanestro, quindi coinvolgendo personaggi, stakeholder, coinvolgendo tutti, ma anche per, guardate, io faccio un bandissimo, mi spiace che non ve lo posso far vedere, ma ho trovato un vecchio biglietto postato sui social di una partita di pallacanestro del 1986, 85, oddio, tra Milano e una squadra NBA che era venuta a giocare a Milano. C'erano i nomi dei giocatori delle due squadre stampate sul biglietto. Sembrava una locandina teatrale, cioè non era Billy contro una squadra, una franchigia NBA, erano 10 uomini contro altri 10 uomini, per cui tu nella locandina della partita leggevi i cognomi. Anche banalmente fare questo, anche banalmente mettere i titoli di coda in una partita, far vedere, o in una locandina, far vedere chi sono i giocatori che giocano in quella squadra, aiuterebbe a conoscerli già di più. Dopodiché approfondimenti, andare a vedere chi sono, da dove vengono, e poi inevitabilmente, oggi sentivo dire una proposta che addirittura la Serie A potrebbe essere fatta ancora più con americani. Secondo me dovrebbe essere, per come la vedo io, un mercato assolutamente libero, ma questo è il momento giusto per rilanciare i giocatori italiani, questo è il momento giusto perché le economie delle società sportive inevitabilmente saranno ridotte, inevitabilmente saranno. Ieri il Fenerbahce ha annunciato tagli per il 40%, e parliamo di una delle squadre più ricche degli ultimi 10 anni della pallacanestro europea, e sì. Allora questo potrebbe essere il momento buono per andare incontro a quello che diceva Luca. Sicuramente lo sposo al 100%, però io ho la presunzione di pensare, perché da 29 anni vendo questo giocattolo che si chiama pallacanestro, io ho la presunzione di pensare che oggi, se, e sono convinto che Gandini farà un grandissimo lavoro, sono convinto che la federazione darà un supporto, se le televisioni interpretano, stanno vicino, e soprattutto se chi governa lo sport, perché non dimentichiamoci che non è solo il problema della pallacanestro, io parlo sempre di pallacanestro ma guardo sempre cosa succede in casa degli altri, e il grido della Pellegrini l'ho raccolto con grandissimo piacere e l'ho ritwittato sui social. Ha ragione la Pellegrini quando dice ci sono anche gli altri sport, ha ragione, da vendere, perché vogliamo vedere anche il nuoto, vogliamo vedere anche la pallavolo, vogliamo rivedere il rugby alle 3 di pomeriggio con 6 nazioni. Bisogna dare maggiore dignità a tutto lo sport e bisogna trovare un sistema che rimetta, che lasci il calcio dov'è, perché il calcio deve stare dov'è, ma che permetta però attraverso questo sacrificio di poter dare una mano anche a tutti gli altri. Cioè bisogna recuperare, io uso la parola dignità, spero di non sbagliare, bisogna recuperare una maggiore dignità per tutto il movimento, perché se il diritto televisivo del calcio vale 1,050 miliardi per un anno, non può valere quello del basket 2,5 milioni, signori. Io lo faccio sempre questo ragionamento. Quando il rapporto sta tra una 5, una 3, una 10. Una 10 al massimo. Sapete cosa vuol dire? Che sì, un atleta di calcio guadagna 1 milione di euro e un cestista guadagna 100.000 euro. Una 10 è tanto. Fate la proporzione tra 2,5 milioni e 1,050 miliardi. Luca, non c'è nessun mercato che tenga una proporzione così. Luca, io però lancio, e poi Stefano subito dopo a ruota, ho la sensazione che forse Luca come connessione sia caduta, perché vedo un fermo immagine, quindi Stefano, chiedo sicuramente a Stefano. Allora, noi stiamo parlando di tubo catodico, di televisione, perché la televisione è diciamo, colei che siamo nati con la televisione, ma già da un po' di anni c'è il web. Io poi tra l'altro vivo e nasco nel web.
il web può essere finalmente, non dimentichiamoci che poi l'NBA sicuramente era trattata dai canali televisivi via cavo statunitensi, quindi ha sicuramente dato una grandissima opportunità di crescita all'NBA, ma il basket nasce nel web. È mai possibile che... Sì, proprio Luca. Sì, dimmi Luca. Ti posso fare un'interruzione perché non vorrei che cadessimo in un equivoco. La discussione non è sui mezzi, perché i mezzi ce ne saranno sempre di nuovi. La discussione è sulle persone e sul metodo. Dico una cosa perché non la debba dire Stefano sentendosi in imbarazzo. Allora, quest'anno, visto che Nicola dice dobbiamo guadagnare degli spazi, il basket, in accordo con le due entità che hanno il contratto televisivo, ovvero sia Rai Sport e Eurosport, decide di giocare a Natale su Rai 2, ok? Grande partita, scusami, non a Natale, il 29 di dicembre. Il 25 di dicembre c'è stato il derby di Bologna, il 29 partita di richiamo assoluta perché era Milano contro Bologna, quindi Olimpia contro Virtus, Armani contro una certa città, quindi c'erano tutti i valori buoni per il basket. Giochiamo noi del basket, perché bisogna usare il plurale, avere il coraggio e la dignità, visto che Nicola usava più volte questo termine di usare la prima persona plurale, giocavamo su Rai 2, la sera su Rai 1, il telegiornale della rete ammiraglia della televisione di Stato, si è finalmente occupato dopo anni di basket. Esatto. Ovviamente c'era un servizio su Virtus Olimpia. Col cavolo, c'era un servizio sul fatto che quel giorno nell'NBA c'era stata una partita in cui avevano giocato contemporaneamente tre giocatori. La domanda, la risposta facile è: chi ha mancato? La Rai o ha mancato il basket, che non è stato capace di preparare il suo stesso evento andando la settimana prima a parlare con tutti i direttori dei telegiornali, organizzando la consegna di tutte le immagini del caso, invitando gli ospiti a Bologna, oltretutto quando non c'è il coronavirus, invitare degli ospiti, fai anche una bella figura. Giocavamo prima persona plurale, non in un palazzo tradizionale, ma in un padiglione fieristico adattato per l'occasione, e guarda cosa si fa adesso con i padiglioni fieristici. Che cosa abbiamo fatto? Quindi Nicola dice ha la presunzione di vendere un certo... Non ha la presunzione lui. Lui vende un progetto che è presuntuoso, che è diverso. Perché un progetto che lui può vendere presuntuosamente e orgogliosamente in giro, se va su Rai 2 il 29 di dicembre, organizza l'evento in una certa maniera e non aspettandosi sempre l'oro colato che arrivi dall'alto. Questa è la vergogna. Dopo le diciamo, altri mezzi, altri canali, verranno sempre fuori altri canali. Io non capisco perché noi in questo silenzio del campionato non abbiamo preso subito due registi qualunque per dire ci occupiamo del basket per proporre un racconto Netflix. Vogliamo raccontare di due scrittori che vanno per la maggiore in Italia? Uno si chiama Roberto Saviano, non mi interessa se è antipatico o antipatico, è uno che è nato nel basket. È uno che se gli dici Maradona si infiamma, se gli dici Caserta si infiamma ancora di più. E l'altro è uno che figlio. Ha raccontato sulle pagine dell'Espresso l'epopea del giocatore turco che non può tornare in Turchia partendo dal fatto che è un giocatore di basket. Uno, poi va bene, forse è sempre la stessa parrocchia, però serve usare. Francesco Piccolo oggi è uno dei maggiori scrittori italiani e uno dei maggiori sceneggiatori italiani. È un altro che viene dal basket. Oltretutto Stefano adesso potrebbe tenere un seminario sulla famiglia Piccolo, sulla locanda massa di Caserta. Francesco Piccolo parlerebbe di basket sempre. Lo ha fatto anche domenica sulla lettura, raccontando le domenica da coronavirus da padre, giocando a basket con il figlio. Qualcuno è andato a chiedere a Francesco Piccolo che cosa faresti tu per raccontare il basket. Nel basket di oggi non c'è neanche nessuno che sappia che Francesco Piccolo è uno del basket. Quindi prima di dire che le televisioni dovrebbero darci spazio, che avranno spazio per noi, visto che Nicola dice guardiamo cosa fanno gli altri, il nuoto cosa fa? Pellegrini e poi silenzio. L'unico sport che si mette a fare qualche cosa per i media è il volley. Un esempio banale per tutti? 3 anni fa, perché ha appena celebrato i 150 numeri, il volley ha cominciato ad avere un inserto sulla Gazzetta pagato dal volley di 8 pagine. Il basket ci è arrivato 1 anno e mezzo dopo. Il volley ha il campionato fermo con polemiche più di quante non ce ne siano state nel basket.
il Volley sta ancora pubblicando l'inserto settimanale sulla Gazzetta. In questi giorni, per trovare il basket sulla Gazzetta, non ti basta neanche una lente di ingrandimento. Si parla solo dell'NBA, perché l'NBA continua a dare argomenti, ma dà gli argomenti che poi da altri sono trattati. Da noi non c'è nessuno che dia gli argomenti. Scusa Stefano. Luca, Stefano, ti do la palla al balzo. Io sono rimasto, quando hai perfettamente ragione Luca, io stavo solo dicendo del web, perché neanche l'avvento del web è riuscito a smuovere quest'area di autoreferenzialità che ci avvolge il nostro basket. No, sono garbato interrompendo te, ma semplicemente volevo far notare che i mezzi aumentano e continueranno, esatto, ad aumentare. Oggi uno può pensare che una chat non sia un elemento utile per il basket, invece lo è, perché se la gente lì dentro parla di basket è un mezzo di comunicazione aggiuntivo per il basket. Vabbè. Però noi continuiamo a vedere che emergono canali aggiuntivi, però non correggiamo il nostro comportamento. Siamo fermi in panchina aspettando che uno ci dica vai in campo. No, dovremmo avere le palle di andare in campo e di far vedere se siamo capaci di fare qualcosa. Invece noi ce ne stiamo in panchina perché tanto ci va bene di essere della squadra. Basta, basta. Perché ci vuole rispetto per le persone. Perché rispetto per le persone è, ad esempio, la giornata tipo che ha fatto un film che si chiama Dear Basketball, ovviamente ispirato a quel film, il cortometraggio di Kobe Bryant, e c'è la gente che racconta la sua passione sconfinata e in questo momento non corrisposta per il basket. Non c'è neanche un giocatore di Serie A lì dentro. Ci sono delle persone che le società non conoscono, ma che sono la vera spina dorsale di questo movimento. Se non ci occupiamo di quelli, andiamo carta 48. Non è la televisione che non ci dà spazio, siamo noi che non sappiamo chi siamo. Luca, hai completamente ragione. Io volevo solamente aggiungere e far parlare Stefano. Stefano, quello che ha raccontato Luca, no? Tu sei in Mamma Rai, quindi tu ce lo potrai testimoniare. Milano Virtus Bologna è stata, ci hanno raccontato che è stata poi un'iniziativa delle due società. Cioè la Lega Basket l'ha quasi, non dico boicottata, non voglio dire che l'ha boicottata, però è stata una ottima iniziativa da parte della Virtus Bologna e dell'Olimpia Milano, che hanno detto ma sai che c'è? Noi questo big match, noi ce lo andiamo a giocare alle 3:30 sugli schermi Rai. Stefano. Certo, certo, ma Luca ha ragione, condivido pienamente quello che ha detto. Io in 11 anni collaboro per quello che posso con la Rai, ma sono consapevole dei pregi e i tanti difetti della Rai. Ne parliamo tranquillamente anche con le persone della Rai. In questo caso pregio, direi che in questo caso pregio. Le esigenze della Rai. Il tema è: qual è il futuro della televisione? Perché la televisione si vede sul computer, il computer si vede sulla televisione, sarà soltanto un distributore di altri mezzi, ti puoi attaccare per mettere lo smart, il tablet e tutto il resto, per cui sarà on demand su ogni cosa o rimarranno dei programmi istituzionalizzati? E quello è il primo obiettivo da comprendere. Esatto. Per quello che nel breve bisogna fare, e Nicola lo sa meglio di me, è che non si può campare pretese sui diritti televisivi che coprono neanche il 5% di governo, Nicola, dei budget delle società. Come no, ricordi? Molto meno. I diritti televisivi di una società media che fattura 5 milioni vanno a cubare 130.000 euro l'anno, vi dico i numeri. Beh, questo dato ci fa capire quello che diceva lui. Meno del 3%. L'aspetto che ne diamo, quello che deve fare la pallacanestro, non quello che deve fare l'altro mondo. In Rai che cosa bisogna riuscire ad arrivare a fare? Non so se ci si riuscirà. Io sono convinto che adesso ci sia la volontà. In Rai non basterà fare una partita o forse due alla settimana, anche perché purtroppo oggi ci sono un solo canale su Rai Sport, ma il tema è che ci sono degli altri canali. Esatto. Rai 4, c'è Rai 5, ci sono altri canali che possono... Si possono creare tutti i canali che si vuole, Stefano, con la digitalizzazione. Ecco, ma il tema non è solo delle due partite, di andare a infilare la pallacanestro come cultura, come diceva Luca, esatto, piano piano, nelle trasmissioni a premi, no? Ok? Esatto. Nei TG, nei report e ovviamente nella rete, come hai detto, perché anche la Rai ha la sua rete, quella di internet.
Quindi esatto. Il tema sulla Rai è questo, è un tema globale a 360 che va visto sotto questo aspetto. Di fianco, come diceva Luca, ma benedetto Eurosport, ma benedetto il web, benedetto tutte le altre, perché ovviamente tutto questo sviluppa tutta una serie di proposte che oggi purtroppo, lo dico purtroppo perché noi siamo andati a un mondo diverso, dà la possibilità a tutti a qualsiasi ora di andare a accedere alle proprie gratificazioni. Però per me, forse la vedrò ancora un po' all'antica, il ruolo della RAI è quello di raccogliere almeno una volta alla settimana, come un rito, davanti alla trasmissione alla stessa ora, certo, una partita importante, di andare a vedere il manifesto della settimana, esatto, della pallacanestro di Serie A. Questa è la mia... parlavamo, ricordavamo sempre l'amico Franco, eccetera, eccetera. Io credo che nel 2013 o 14 con Marco Bonamico, presidente della Lega 2, siamo arrivati a fare alle finali playoff, il venerdì sera facevamo su Rai Sport la Lega 2, ricordate? Sì, 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 mi ricordo bene. 970.000 persone, 970.000 ascolti, 970.000 il venerdì sera dei playoff, pensate un po'. Ecco, è un altro tantissimo. Tantissimo. Se uno li va a paragonare ai numeri di ieri, di oggi, ma Nicola, lancio l'ultima provocazione perché poi altri pochi minuti e poi dobbiamo chiudere. Sì. Ma non sarà forse Luca ha fatto un quadro perfetto, non credo che difficilmente si sarebbe potuto dire, ma forse allora è il basket, quando lui dice che siamo noi che dobbiamo essere fieri del basket, quando lui diceva quello slogan straordinario degli anni 90. Ma allora stiamo sbagliando sempre solo noi, o forse non siamo in grado di comunicare quello che, o forse non c'è la voglia di comunicare quello che noi siamo? No, secondo me io penso che noi nella pallacanestro sicuramente lo registriamo da diversi anni, abbiamo perso delle quote di interesse, delle quote di mercato di interesse. Io penso che la pallacanestro italiana, come diceva giustamente Luca, ha smesso a un certo punto di creare contenuti, ha smesso di lavorare sull'eccezionalità di questo sport. Io voglio sottolineare come la pallacanestro, tutti gli sport sono belli, tutti gli sport portano valore, ma la pallacanestro ha intrinseci due, tre, quattro valori che sono quasi fondanti nella nostra società moderna. Io penso per esempio all'integrazione, il modello di integrazione che può avere il basket attraverso la facilità di poter giocare su un playground, la possibilità di giocare con giocatori di colore, è uno sport in cui il ragazzo di colore è un'eccellenza, cioè voi non vedrete mai lanciare una buccia di banana come si vede in altri sport a un ragazzo di colore. Noi quando un club compra un giocatore americano, la prima cosa che chiedono i tifosi è quanto è alto e se la pelle è bianca o nera. Cioè perché se è nero ed è alto, è automaticamente l'immagine, l'icona del giocatore è un ragazzo di colore. La pallacanestro è come il jazz, è nero, a me piace sempre dirla questa. Like Jesus, no? Allora noi ci portiamo dietro un patrimonio, poi è uno sport che parla l'inglese, uno sport estremamente leale, si può giocare senza l'arbitro nei campetti. Pensate soltanto il fattore competitivo in termini di marketing. La pallacanestro ha un canestro in tutte le scuole italiane, laddove non esiste invece una porta da calcio. Cioè noi abbiamo tutta una serie di asset positivi che negli ultimi anni, perché negli ultimi anni il mercato ha inseguito il consumatore, negli ultimi anni sono stati questi aspetti valoriali sono stati lasciati un po' indietro, sicuramente. Io e Luca andavamo in giro negli anni 90 e all'epoca c'era anche il compianto Kobe Bryant con noi con Adidas Streetball Challenge, e promuovavamo non la pallacanestro, promuovavamo lo stile di vita che la pallacanestro ti poteva dare. Allora potevi ascoltare un concerto dei Elite FIBA, potevi giocare a pallacanestro, potevi cimentarti con le prime forme di innovazione, quando poi Sabatini dopo qualche anno lanciò il Future Show a Bologna, usò il nostro presentatore di MTV che era Cingoli, che era il ragazzo con la cresta colorata che presentava... Scusami, mi hai tirato una citazione, Nicola, quando esce nel 91
Ten dei Pearl Jam, che si riferisce a Mookie Blaylock, ma ti potrei raccontare di Lenny Kravitz, Luca che è stato direttore marketing di Adidas, ti potrebbe raccontare di quanti artisti americani e inglesi hanno vestito Adidas, e l'aneddoto che io racconto sempre di Mario Colombo, che diceva che vendeva 500.000 di scarpe all'epoca, io gli chiesi: ma chi le mette? Non ci sono 500.000 persone che giocano a pallacanestro. E lui mi disse: ma io le vendo a quelli che vanno a ballare, la pallacanestro era di moda. Noi abbiamo smesso di raccontarci, sposo tutto quello che ha detto Luca, ma ripeto, perché il mio mestiere mi porta a essere poi coi piedi estremamente piantati per terra, dobbiamo essere più bravi a raccontarci, però dobbiamo sempre fare il conto col mondo che ci circonda. Dobbiamo sempre capire oggi la gente, per esempio prima mentre parlava Stefano mi è venuto in mente l'on demand, ma non sarebbe male per esempio proporre come idea il fatto che tu la partita te la guardi anche quando è iniziata, te la riguardi dall'inizio, come con i film, con Sky, dovresti poter guardare a qualsiasi ora. Tu torni a casa alle 19:10, la partita è già iniziata, te la guardi dall'inizio, te la guardi, cioè ci vuole, occorre trovare delle soluzioni anche tecnologiche che permettono a questo sport di diffondersi di più e meglio. Poi Luca ha ragione, perché senza creatività non si va da nessuna parte. Tu oggi, se entri in un bar, se entri in una latteria, se vai in stazione, vedi immagini di calcio. Se io entro in un bar, non vedo mai una partita di pallacanestro sul televisore. Allora bisognerebbe appropriarsi anche di circuiti di comunicazione alternativi, i grandi schermi, gli schermi dei centri commerciali, trovare delle formule di convivialità intorno alla pallacanestro. Bisogna lavorare tantissimo sulla creatività, non c'è dubbio. Però il tema del diritto televisivo è un tema su cui gli altri sport, vedi il calcio, hanno costruito il loro successo. Noi lì siamo molto, molto, molto indietro, perché il basket è stato ritenuto, secondo me, in modo sbagliato, è stato bistrattato per troppi anni. Io arrivo a dirti una cosa pesante. Io, piuttosto che prendere 2,5 milioni da una televisione, non vendo i diritti. Esatto. Li lascio alle squadre e li faccio vendere territorialmente alle televisioni private. No, la butto lì, come provocazione. Siamo in due. Luca, stavi dicendo prima. No, allora... ricordami di parlare di quest'ultimo intervento di Nicola. Io non dico che serve solo la creatività, primariamente serve la passione e serve avere rispetto di se stessi. Voi avete parlato, tu addirittura, di per il Jam, Nicola, di Lenny Kravitz. Per dire chi siamo basta questo. Esatto. Allora, forse c'è stato il concerto One World Together at Home, organizzato da Lady Gaga, la quale si esibì ancora perfettamente ignota a un Final Eight del campionato italiano di basket. Esatto, l'ha portata Sabatini. Ma cos'è questa roba qui? Noi abbiamo portato Gaga. Poker Face, mi ricordo che si fece a fare Poker Face, sì, infatti. Stefano, tu c'eri, no? No, scusa Fabrizio. Gaga, abbiamo trattato l'argomento così come abbiamo cassato tanti altri argomenti. Noi abbiamo, non posso dirlo io, che sono figlio di uno dei fondatori della Lega, quindi è molto maleducato da parte mia, ma noi, chi rappresenta la memoria di questo sport, lo dimentichiamo volutamente, perché abbiamo bisogno di evitare il confronto con i padri fondatori che avevano, oltre che delle capacità, ripeto, di cui non dovrei parlare io, avevano una passione che i dirigenti di oggi non hanno. Dobbiamo essere onesti in questo, perché quando poi diciamo che Virtus Olimpia si è giocato alla Fiera di Bologna, dovremmo ricordarci che tanti anni fa il basket a Milano, prima del Forum, prima del Palalido, si giocava proprio in Fiera. Sì, certo. Tante storie per il paese. Ha inventato la storia dei playoff, ha inventato la storia del campionato diffuso territorialmente, perché la 2 è quello vera ai tempi, era l'esigenza di spalmare il basket su tutto il territorio, ha inventato la capienza minima senza poi sapersi adattare al concetto di affluenza minima. Il basket è sempre stato innovativo, poi c'è stato un momento in cui ha smesso di esserlo, e invece che essere innovativo, per rispetto anche della sua tradizione, ha cominciato a piangersi addosso. Nicola dice, sai, ci danno 130.000 euro a società per i diritti TV. Io ti dico, ma è poco. Tu ti sei chiesto quanto vale il tuo prodotto? Esatto. Me lo sono chiesto.
prima mila delle partite di playoff anni fa, oggi non le farebbe neanche il calcio, perché sono aumentati i canali e noi continuiamo a parlare di numeri quando invece dovremmo parlare di qualità. Se noi siamo per una settimana, come diceva Stefano prima, sui telegiornali, mezzi di comunicazione, esatto, nelle trasmissioni, nei soliti noti, nell'eredità, nei cartoni animati, possiamo chiamare la gente a vedere il manifesto, ma se noi non esistiamo, vengono sempre le stesse persone al palazzo. Io al palazzo, in certi palazzi, dovrei forse bere qualcosa, potrei fare la foto delle persone che sono sempre le stesse da anni. E quindi noi, se siamo sempre gli stessi, ci dobbiamo anche mettere nei panni degli altri. Non abbiamo catturato nessuno di nuovo. Nessuno di nuovo. Comunque, voglio ricordare che nel 1993... Luca... se vogliamo crescere, siamo sempre gli stessi, non siamo cresciuti, non siamo andati oltre. Abbiamo avuto una Miss Italia, giocatrice di basket, mai considerata, qualche apparizione televisiva poi dimenticata. Abbiamo la conduttrice TV, oltretutto attrice simpatica, che si è fatta tutta la finale scudetto seguendo la Dinamo Sassari, e a parte le citazioni che faceva garbatamente Stefano, nessuno del basket ti ha detto: premiamo Geppi Cucciari per il suo straordinario ruolo di testimone del basket. Noi diciamo sempre: dobbiamo copiare l'NBA. L'NBA copia questo. Faceva il discorso We Love This Game, facendo vedere gli attori e i VIP che erano a bordo campo. Noi, Geppi Cucciari, magari addirittura non le facevamo trovare il biglietto perché doveva prenotarlo prima e doveva chiamare la segreteria dalle 3 alle 4 perché alle 5 e mezza non si va a pescare. Vabbè, diciamo che questo siamo. Sì. C'è da fare dei passi titanici, quindi Stefano, e andiamo a chiudere perché abbiamo già quasi un po' sforato. Stefano, quindi ci vuole innovazione, ci vuole voglia di rimettersi in gioco? Assolutamente sì, è evidente da quello che è stato detto, col concetto di partire da zero, anche perché saremo da zero nel senso della comunicazione, della capacità di allargare questa visione, come è stato descritto in maniera chiara e netta da Luca e da Nicola questa sera. E poi, attenzione però, perché lo sguardo dall'alto deve andare verso il basso, uno sguardo di insieme dall'alto di una collina della Serie A, certo, verso il basso, perché se vogliamo che l'altezza e il vertice della piramide sia di eccellenza, dobbiamo riallargare la base, che soffrirà in maniera clamorosa. E non riallarghiamo la base se non andiamo nelle scuole, se non andiamo a reclutare, perché vi assicuro, dopo 6 anni che sono tornato a occuparmi del settore giovanile, non si va più nelle scuole, non si recluta più, non la raccontano, a me non la raccontano, non ci andiamo più. Non a caso, io, una piccola realtà come la mia, a Modena, che è la patria della pallavolo. PSA Modena, vero? Non esiste. Noi abbiamo 340 tesserati perché andiamo in 25 scuole elementari. Ma come diceva Luca, con passione, con amore. Il tema è quello. D'accordo. Chiedo scusa, allora, Nicola, bene, sì. Andiamo a chiudere perché come vogliamo chiudere? Tu che sei il mio cagiamuscia o viceversa io sono il tuo cagiamuscia? La sintesi di questa chiusura è molto chiara. Io rimango assolutamente fermo sull'idea che il diritto televisivo del secondo sport italiano non possa valere il 3% del budget di una squadra, su questo non ci piove. Poi la valorizzazione dell'upgrade che io vorrei passa necessariamente attraverso quello che diceva Luca, perché se non si costruisce prima il prodotto, poi il prodotto non può valere. E chiudo dicendo che tutto quello che poi di converso ha detto Stefano è perfetto, nel senso che poi il valore, i contenuti e poi la parte culturale, perché se non si va sui giovani, se non si va sulle scuole, insomma, se il movimento continua ad agire con tirandolo, la Lega tira dalla sua parte, la federazione dalla sua, i club dalla loro, e il CSI dall'altro, non si va da nessuna parte. Se invece, come abbiamo detto nelle puntate precedenti, si riesce a governare questo sport anche nell'alveo degli altri sport e si comincia a lavorare dall'alto tutti insieme per dare
maggiore intensità, maggiore qualità, maggiori contenuti. Allora, se si riesce a lavorare in un quadro così completo, poi va quasi di conseguenza il fatto che saranno poi gli altri a cercarti, perché tu stai lavorando bene, perché stai facendo qualcosa di buono. Non abbiamo parlato, per esempio, della qualità dei nostri palasport, non abbiamo parlato di tantissime altre cose. Cioè, ragazzi, siamo ancora in palasport in cui la connessione non funziona. E io, insomma, vi faccio vedere i salti mortali che fanno anche gli operatori televisivi quando arrivano 6 ore prima per far passare un cavo, per parcheggiare un camion, regia. Insomma, c'è veramente tanto, tanto, tanto da fare. Chi lavora a bordo campo come me, come Stefano, come Luca, noi vediamo le magagne da dietro, le conosciamo bene, le conosciamo benissimo. Qui c'è veramente da rimboccarsi le maniche, e ripeto, visto che questi incontri nascono con l'idea di cosa potremmo fare dopo, allora noi dopo possiamo solo migliorare. Questa è la mia idea. Ripartiremo un po' più indietro, poi avremo un effetto fionda, probabilmente è necessario retrocedere di qualche metro per poi slanciarsi più in avanti. Però se noi pensiamo di contenere il dopo, leccandoci solo le ferite, portando a casa, diciamo così, 2 lire per saturare il problema di quest'anno, è veramente la morte nostra e degli altri sport. Qui c'è da mettere mani e cambiare veramente tantissime cose. Questo è quello che penso. Mi sento di condividere al 100% quello che ha detto Nicola. E ringraziando coach Stefano Michelini, grazie per la presenza. Ringraziando Luca Corsolini. Ciao Luca, grazie. Fabrizio, ciao Nicola, ciao Stefano. Ti lascio con un ultimo pensiero. Vai. Che credo la sintesi, immagino, condivisa da tutti. Certo. È inutile che andiamo troppo lontano per cercare un tema. L'anno prossimo sono 100 anni della Federazione Italiana Basket, quindi sono 100 anni nostri. Ma possibile che ci sia la Lega Basket che in questi giorni, con il campionato chiuso, vuole affannarsi a fare le celebrazioni per i 50 anni della Lega 27 di maggio, invece di dire facciamo una grande alleanza per festeggiare nel 2021 i 100 anni del basket, che sono la ripartenza di noi tutti? Questa è la fotografia. Poi Nicola sarà soddisfatto a breve, perché non ci sarà più quel rapporto tra il diritto TV del basket e quello del calcio, perché quello del calcio crollerà miseramente, quindi ci sarà un rapporto diverso. Ma questo dire che adesso saremo tutti sulla stessa e bravi staranno a gara. Ma non sarò contento quando e se il diritto del calcio dovesse crollare, perché sarebbe un danno per tutti quanti noi. Io voglio creare maggiore ricchezza per la canestro, non voglio impoverire il calcio, sia ben chiaro. No, io sto dicendo che il calcio adesso è sicuramente sopravvalutato, e nel ridimensionamento del calcio noi dobbiamo temere, magari difendere perché non succeda, temere che ci sia un ulteriore ridimensionamento del basket, perché le risorse non ci sono, a fronte del fatto che non siamo stati capaci di renderci, non dico indispensabili, ma almeno necessari. Con quest'ultima frase perfetta di Luca Corsolini, io saluto ancora e vi ringrazio per questa scarsa oretta di confronto assolutamente bello vivace. Quindi chiudiamo questa quarta puntata di Non Solo Basket. Ci riaggiorneremo, cari lettori e cari lettrici di Oran.net, fra una settimana torneremo il giovedì. Vi auguro una buona serata e grazie ancora alle persone che ho qui davanti. Grazie ancora, salve. Grazie. Ciao. 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 Ciao.